A cosa è servito lo deciderà l'amministrazione di Bisceglie, che spero trovi delle indicazioni utili per proseguire nel suo difficile lavoro. E come l'abbiamo condotta? Abbiamo interpellato le associazioni di terzo settore che hanno costituito il tavolo delle povertà e che quindi erano già coinvolte in un lavoro sul campo, sul territorio, e dopodiché ci siamo assicurati la collaborazione dei servizi sociali professionali e ovviamente di tutto il comune che ci ha commissionato questo lavoro. E si è trattato in primo luogo di analizzare i profili delle famiglie che hanno usufruito dei buoni spesa, quindi di questa misura emergenziale che è stata erogata durante la pandemia, e in secondo luogo di andare a vedere delle dimensioni più strutturali dell'accoglienza e delle politiche sociali di Bisceglie, come il centro per l'impiego e i servizi sociali professionali. Quindi sono state svolte delle analisi statistiche su questi dati, su queste banche dati di cui già siamo potuti venire in possesso, e poi sono stati organizzati dei focus per ascoltare dalla viva voce dei rappresentanti del terzo settore come loro fossero intervenuti in questo periodo, ognuno con un servizio che si rivolgeva a target specifici, come potevano essere migranti, ex detenuti, famiglie povere o qualche forma di povertà sanitaria. Quello che ne è risultato è un profilo che è specialmente da attenzionare delle famiglie giovani con minori, laddove le forme di integrazione al reddito che sono concesse dalle misure nazionali vanno sicuramente integrati con i servizi territoriali, in primis come già fa egregiamente il servizio sociale professionale e poi anche con l'importante contributo del terzo settore territoriale. Un altro evento storico qui a Bisceglie c'è la presentazione di un progetto importante, quello sulle povertà, una collaborazione stretta con l'università per poter analizzare con metodo scientifico e multidimensionale quelle che sono le caratteristiche dei bisogni e delle povertà della nostra comunità. I dati che sono emersi sono dati che ci aiuteranno tanto nelle scelte amministrative e soprattutto ci danno l'idea di come debba essere affrontata a 360 gradi il tema delle povertà, proprio perché ormai non si può prescindere da un programma di cura ed emancipazione delle classi sociali più deboli e non fermarsi quindi a un mero assistenzialismo per poterle rendere partecipi della vita sociale, culturale della propria città. Questo è un obiettivo importante, questo è l'obiettivo sfidante e l'amministrazione, grazie anche a questo studio, riuscirà a mettere in campo quelle che sono le misure necessarie per poter consentire a nessuno di rimanere indietro.